Quindi davvero ringrazio
conoscere e rispetto che sta facendo la persona, la ragazza, la persona che è stata uccisa, per rispetto ai genitori, alla famiglia e anche per rispetto del nostro Stato. La ricerca dell'identità è fondamentale, perché la ricerca dell'identità, se riesci a compierla, non accede solo a quella identità, ma accede a tante altre identità, tante altre situazioni che sono uguali o simili a quelle che sono raggiungere. Quindi la verità è una porta di accesso a combattere le giustizie per accedere ad altre verità. Giustizia. Chiedo, chiediamo giustizia, chiediamo che i colpevoli siano puniti, condannati, i colpevoli abbiano un processo, abbiano un giusto processo, ma che sia un processo vero, reale. E anche la giustizia che noi chiediamo è la giustizia che deve percorrere sempre tutto ciò che noi facciamo, perché senza giustizia non c'è neanche equità o giustizia sociale. La giustizia è ciò che ci fa muovere, cioè l'idea che ci sia una società dove si accade qualcosa, poi avere una risposta giusta, con un processo giusto, chiaro. La tragedia è orribile, che quindi assolutamente c'è verità e giustizia in tutte le forme. Non possiamo non affrontare la nostra Costituzione. E la nostra Costituzione, quando io ho la Costituzione, la Repubblica Italiana, venuta al regolamento della Camera dei deputati. E la nostra Costituzione, a volte abbiamo questo è un po' davvero per tutti, un po' scontata, come se ci fosse e qui e a volte è un qualcosa che è esterno a noi, ma invece poi andiamo davvero a, sia a costruire, a ricostruire il percorso della nascita fino ad oggi della Costituzione italiana, ci rendiamo conto di che percorso faticoso, di quanta strada il nostro paese ha fatto anche in pochi anni, lasciarsi alle spalle due guerre mondiali, riuscire a scrivere la nostra Costituzione che oggi ci dà la forza di poter fare delle cose.